allo stadio San Nicola, oltre 20.000 spettatori. Pescara con Fiorillo tra i pali, con le novità Selasi e Soe in panchina, i vari Maniero, Bjarnason, Pasquato e Appelt. Ci sono Melchiori e Politano a completare il tridente, a centrocampo Memusciai e Nielsen, con Selasi in difesa Zuparic e Ćosić. Nel Bari invece Galano, Volski e Stevanovic a supporto dell'unica punta Caputo, a centrocampo Donati e Romizzi. C'è l'ex salviato nella linea di difesa al posto dello squalificato Sabelli, squalificato come anche Sciaudone. È una partita fondamentale per il tecnico Baroni. Il Pescara inizia discretamente bene, questo è un affondo di Soe che impegna al tiro Donnarumma, parata comunque agevole dell'estremo del Bari. Poi questo momento saliente della partita, si scontrano Pucino e Fiorillo. All'inizio sembra Pucino riportare la peggio, perché riporta un taglio sopra l'arcata sopraccigliare, poi però Pucino stringe i denti e resta in campo, mentre è costretto a uscire Fiorillo per un problema al costato. Al suo posto il debuttante, ma anche espertissimo, Aldegani. E poco dopo, al 28esimo, calcio di rigore atterrato Melchiori da Rossini, trasforma il rigore l'albanese Lejan Memusciai. Ushai, primo gol per lui in maglia bianca-azzurra, però c'erano gli estremi del cartellino rosso per Rossini. Invece il direttore di gara Chiffi di Padova grazie a Rossini, e il Bari resta in 11 uomini. Da questo momento inizia una sofferenza atroce per il Pescara, perché il Bari attacca pieno organico, gran parata di Aldegani sul tiro di Donati deviato da un difensore, poi un colpo di testa sopra la traversa da parte di Caputo. Qui rivediamo la parata di Aldegani sul tiro dalla distanza precedente, poi con un giocatore del Pescara a terra c'è una sgroppata sulla destra di Salviato, colpo di testa e palla fuori di Stevanovic. Ha sprecato tanto Alan Stevanovic. Ancora dalla destra sfonda il Bari e c'è un palo colpito ancora una volta da Stevanovic. La preoccupazione di Baroni, ma il Pescara tiene il vantaggio. Tuttavia è un assedio, un tiro dalla distanza di Galano, Aldegani respinge e poi c'è il salvataggio di un centrale biancazzurro. Si va nella ripresa, continua il forcing, l'assedio addirittura da parte del Bari. Le indicazioni di Davis Mangia dalla panchina. Bari che costruisce un'altra palla gol con un tiro dalla distanza sempre di Donati, palla a fil di palo, ma Aldegani era sulla traiettoria. Insiste la squadra dei Galletti con l'azione di Stevanovic sulla sinistra, tiro a giro, respinge con i pugni Aldegani. Ci sono i cambi, ecco l'ingresso di De Luca, ingresso che sarà fondamentale perché De Luca segnerà il gol del pareggio nel finale. Bari che si fa ancora vedere con Stevanovic, guardate che cosa si divora il giocatore ex Palermo ed ex Torino. Nel frattempo espulso Pesoli dalla panchina, rosso diretto evidentemente per proteste. Ancora il Bari, il Pescara non riesce a interrompere l'egemonia del Bari, non riesce a tenere palla, non riesce a ripartire. Un altro intervento di Aldegani, calcio d'angolo ed ecco a 3 minuti dalla fine gol del pareggio. Situazione d'angolo, segna il più piccolo di tutti l'ex atalantino De Luca, che prende il tempo al suo diretto controllore e pizzica l'angolo alla sinistra di Aldegani, che non può nulla. Gran partita di Aldegani, ma qui davvero non poteva arrivarci. Ancora Bari e ancora Aldegani a dire no a Caputo con i riflessi pronti, e qui siamo alla fine. Bari-Pescara 1-1, punto prezioso, prestazione d'orgoglio